Valorizzare i prodotti agroalimentari biologici pugliesi dando visibilità alle aziende produttrici è stato presentato il Festival Natalizio del Biologico che si articolerà in 3 giornate intere a Barletta l'11, il 12 e il 13 dicembre. Nasce da un'idea che abbiamo avuto io con anche mia moglie, l'avvocato De Cillis e la dottoressa Susi De Cillis, per fare in modo, noi abbiamo un enorme potenziale in Puglia che sono circa, il dottor Cannone lo può dire, 6.500 aziende che producono biologico, però non hanno, non sono conosciute tanto quanto all'esterno della Puglia. Allora l'obiettivo è quello di fare da trade union tra i consumatori e i produttori di biologico con questo primo festival del biologico, appunto per permettere uno sbocco prima di tutto nel proprio territorio, laddove si produce. Un festival del biologico pugliese con il coinvolgimento di un gran numero di aziende del territorio che si occupano di ecosostenibilità ambientale nelle sue varie sfaccettature. Il primo incontro importante che celebra un po' la produzione dell'agricoltura biologica e quindi con grande favore abbiamo sostenuto questa iniziativa. L'obiettivo è quello di divulgare la cultura dell'agricoltura biologica, del mangiar sano e proprio per questo favorirla significa anche dare la possibilità ai nostri giovani, ai nostri imprenditori di poter investire in questo settore. Nel nostro piano di sviluppo rurale 2014-2020 abbiamo riservato delle risorse finanziarie significative per l'agricoltura biologica proprio perché vogliamo che nel nostro territorio, nella nostra Puglia, tutti i prodotti diventino prodotti di eccellenza e conquistino il mondo globale, il mercato globale. Quindi ottima iniziativa che vi invito a visitare perché è davvero innovativa, sperimentale, ma nello stesso tempo è appunto genuina, naturale, quindi biologica.